sono stati assolti l'ex presidente di Banca Etruria Giuseppe Fornasari, l'ex direttore generale Luca Bronchi e il direttore centrale David Canestri, imputati per ostacolo alla vigilanza. Lo ha deciso il GUP del Tribunale di Arezzo Anna Maria Loprete. Abbiamo potuto dimostrare veramente la correttezza dell'operato, ma veramente la buona fede di chi era imputato. E quindi ci speravamo tanto in questa sentenza. Il fatto non sussiste è la formula usata dal GUP per quanto riguarda l'operazione relativa alla cessione di immobili, in particolare quelle della società Palazzo della Fonte, una di quelle sulle quali gli ispettori di Banca Italia avevano segnalato possibili criticità di rilevanza penale nel bilancio 2012. Il fatto non costituisce reato, è invece la formula usata dal GUP Anna Maria Loprete per il capo di imputazione relativo ai presunti crediti deteriorati. Sono due formule assolutorie piene, 530 primo comma, per cui ritengo che attenderemo anche noi, quando scriverà poi la motivazione, vedere se il giudice ha seguito il ragionamento che abbiamo portato alla sua attenzione. Giudice sereno, tranquillo, che aveva già dato prova di assoluta serenità e imparzialità nel momento stesso delle prime udienze, in cui ricorderete erano state escluse quelle 200 irrotti parti civili che avevano chiesto di poter entrare nel giudizio lamentando un presunto danno. Un processo largamente inutile, la cui inconsistenza è stata fin da subito manifesta, tanto da condurre alla scelta del rito abbreviato, inconsistenza oggi accertata con una sentenza, commentato invece l'avvocato Luca Fanfani, difensore, assieme a Stefano Lallo del direttore centrale di Banca Etruria, David Canestri. L'ex direttore generale e il direttore centrale erano presenti alla lettura della sentenza, mentre Fornasari, che aveva assistito alla prima parte dell'udienza, è stato chiamato dal suo avvocato Antonio Davirro, che gli ha comunicato l'assoluzione. Ha operato sempre nell'interesse della banca ed è subentrato in un momento in cui esistevano delle gravi difficoltà economiche riferibili alla precedente amministrazione, e ha cercato e si è adoperato in tutte le maniere per portare in salvo la banca. Poi purtroppo problemi, le difficoltà economiche, le crisi economiche delle banche non hanno consentito di poter ottenere una soluzione favorevole, però questa sentenza riconosce e dà atto della correttezza dell'operato del presidente Fornasari. All'uscita dal Tribunale di Arezzo, né Bronchi né Canestri hanno voluto rilasciare dichiarazioni, anche se entrambi hanno dimostrato la loro soddisfazione. No, rilascio dichiarazioni, no. Grazie. L'accusa era sostenuta dal procuratore della Repubblica di Arezzo Roberto Rossi e dal PM Giulia Maggiore, che avevano chiesto 2 anni e 8 mesi per Fornasari e Bronchi e 2 anni per Canestri. Sì, siamo sorpresi, non ce l'aspettavamo, attendiamo di leggere le motivazioni per poi subito dopo proporre l'appello. Così il procuratore della Repubblica Roberto Rossi subito dopo la sentenza. Voglio però specificare che questa sentenza non c'entra niente con le inchieste per bancarotta e truffa, non ha alcun riflesso sulle indagini che riguardano i danni subiti dagli obbligazionisti e dai risparmiatori. Inchieste sulle quali stiamo alacremente lavorando, ha concluso Rossi riferendosi agli altri filoni dell'inchiesta su Banca Etruria aperti dalla Procura di Arezzo.